Ciao! Allora, noi siamo appena arrivati a casa e stamattina abbiamo fatto un acquisto pazzo, diciamo. Ma vedete la stessa cosa? Sì. Ma che fai? Vabbè. Quando si dice la stessa cosa ti rileggi il naso, basta. Jenny comunque pesa, cioè. Allora, in questa scatola ci sono in realtà due acquisti. Cioè, era tutto compreso, non è che l'abbiamo presi separati. Sì, esatto. Però sono due. E niente, c'era un'offerta davvero interessante. Infatti, questa era l'ultima scatola praticamente. Vabbè, la scatola è ancora rinata, ma questo non conta perché si è bagnata, sì, e ha preso qualche bottarella. C'era questa offerta da tipo 2-3 giorni. Dal 22. E praticamente, cioè, era già finita. Sì. Non ce n'erano più. Comunque, svegliamo che cosa abbiamo comprato. Jenny, aiutami, che penso. Tengo io, dai. E questa? Lo faccio vedere da vicino. È il fono. Ah, gliela di capelli! È il fono, sì, e la piastra. L'asciugacapelli professionale. E poi abbiamo preso la piastra a vapore. Perché secondo me c'è la piastra a vapore. È utile, Jenny. Io apro, spazio. Che poi alla fine, sì. Allora, intanto Jenny apre la scatola. E io vi spiego, allora, questa era un'offerta davvero buonissima, perché quanto l'abbiamo pagata, Jenny, esattamente? 130, entrambi. Ahia! Jenny, stai attenta. Invece, poi, ho visto che vendevano singolarmente l'asciugacapelli, e solo l'asciugacapelli costava sui 130, mi sa, la stessa cifra. Sì, sì. Quindi praticamente, cioè, costava la stessa cifra, però c'era solo l'asciugacapelli e non c'era la piastra. Parte la mia lotta! E niente, quindi abbiamo approfittato di questa offerta e l'abbiamo comprata subito, perché secondo sì, me perché c'è comunque buonissimo. Sì. A parte che l'asciugacapelli nuovo serviva, perché quello che abbiamo adesso è rotto praticamente. Sì, si è rotto da tipo una settimana scorsa si è rotto, non... Sì. Ah, Jenny, dove sono i prodotti dei capelli che hai comprato? Così prendi, li sono qua dentro. Nel frattempo che tu apri la scatola, mettiti un po' più lì. Guarda. Sai, li hai trovati? Aspettate, no, che adesso non vi è che facciamo una vedere. Al tesoro, solo quelli ci sono. Allora, Jenny ha comprato dei prodotti per i capelli ricci, perché dovete sapere che Jenny in realtà è riccia. Quando era piccola aveva proprio i boccoli. Solo che sicuramente non noi... così. E io che sono riuscita a fare. Aspetta, già prima facciamo vedere questi ormai. Sì, sì, vai, vai. Comunque vi stavo dicendo che Jenny in realtà è riccia. Era. Solo che sicuramente noi sbagliamo ad asciugare i capelli. E non però partiamo dal... Sì, e non utilizziamo i prodotti necessari per i nostri capelli, quindi li stiamo rovinando. Allora, abbiamo comprato, cioè ho comprato questo che è lo shampoo per i capelli ricci. Poi il balsamo. Mettilo qui, se no non si vede. Per i capelli ricci. Questo che cos'è? Tipo poi questo qua è per i capelli mossi ricci, per dare tipo una cosa definizione, di come si dice, boh. E poi che cos'è? Ah, e poi la spuma. Ah, e poi la spuma, perché comunque io ho detto se dobbiamo mettere, cioè se dobbiamo farci i ricci poi devono restare con la spuma, vabbè. Comunque, poi vedremo di utilizzare. Jenny, la seconda volta che sposto le cose. Allora, vai. Vai, Jen, apri. Si apre. Come se si apre? Hai tolto tutto? No, c'è l'altro scotch. Ovviamente. Dai, qua, aspetta, chiudi un attimo. Eh sì, ho altro scotch, giustamente, già io sono poco... Vabbè, nel frattempo vi faccio vedere anche un altro acquisto, perché, allora, sì. Ormai lo sapete, noi abbiamo tantissime piastre e non sappiamo dove metterle. Quindi mia mamma mi ha suggerito di comprare questa scatola, che è così, e niente, cioè adesso metteremo tutte le piastre dentro questa scatola e la scatola la sistemiamo nell'armadio. Quindi sarà tutto in ordine, ecco. Ok, ci sono riuscita. Sì. Infatti volevo acquistare altre scatole simili a questa perché sono davvero utili, secondo me. Wow, che bello! Guarda. Che bello! Cioè. Allora, iniziamo da questo che mi sembra quello che... Cos'è? Un tappetino? Non saprei. Questo è il bertuccio, mi sa che si chiama. Sì, è quello per definire, penso. Questa che cos'è, Ger? Tiralo fuori. E niente, abbiamo un po' di difficoltà a tirare le cose con le unghie, ecco qui. No, ma non è incastrata! Vabbè, al centro aspetta, c'è... Aspetta, Jenny, guarda, questo è per fare questo i capelli ricci. Questo è per fare i capelli ricci, il diffusore! Però
non mi fai togliere, voglio togliere io. E non si tira, che cos'è? Vabbè, inizia a togliere. Questa è la piastra a vapore. Ma non c'era pure l'altro beccuccio, l'altro coso lì? Non lo so. Ma mi dovete spiegare perché fanno queste confezioni? Piano, Jenny, è incastrata sotto, guarda. Tira. Ma tutto che c'è? Non lo so, adesso controlliamo. Fallo vedere. No, vabbè, c'è anche il pettine incorporato. Bellissimo. Dov'è il pettine? Cioè, tipo questo qua. Mamma, che bella, cioè. Poi, aspetta, io l'avevo già vista da qualche parte. Se non mi sbaglio, no, tipo vabbè, qua non ci credo, ce l'ho sempre si inserisce tipo quel liquido lì. Acqua, già. Acqua, come si chiama? Comunque è stupenda. Ma guarda tu, sa, riesci a tirarla? Aspetta, vedo se ci riesco io. No, no, aspetta. Vediamo se riesce a tirarla al salvatore. No, vabbè, ma io... Attenzione, sta cadendo tutto! Cos'è successo? E niente, Salvatore ha buttato pure l'iPad. Cioè, vedete cosa intendo io per avere i capelli mossi, ricci? Perché guardate come sono. Ah, questa comunque non riuscivamo a togliere. Mi sa che è per mettere l'acqua, Jenny. Vabbè, è vuota, io che adoro. Che odoro, che cosa odora? Ma Jenny, togli l'asciugacapelli. Un secondo. Ma perché mettono tutte le cose incastrate? Guarda. Ah, aspetta, qua c'è l'altro coso. Togliamo prima questo. E l'altro beccuccio. Cioè. Eh sì, ci sono due beccucci. E poi quello per fare i capelli. Togli la cosa. Vai. Aspettate che controlliamo sotto. Vabbè, sotto ci sono i fogli illustrativi, penso. Vabbè, il fondo è così. Sì, ci sono le istruzioni. Bellissimo. Bellissimo come il nome. No, non c'è niente qui, Jenny. Possiamo anche toglierlo questo. Vediamo già. Ma che sono sti numeri? No, prendi le illustrazioni qua, come si chiamano loro. Le istruzioni. Le illustrazioni. Bellissimo, guardate. Cioè, secondo me questo è stato un ottimo acquisto. Ma io voglio provare a fare. E poi vi ripeto, c'è l'asciugacapelli da solo. Costava 130 euro, praticamente è la stessa cifra di questo, di quanto abbiamo pagato. Sì, dai, alla fine secondo me è conveniente, perché comunque... Però è un'offerta, mi sa che durava per pochi giorni, cioè non sì. Dura tanto tempo. Tienilo, fermo. Cos'è? Tienilo, fermo. Ma era necessario fare adesso questa cosa? Sì, non ho mai visto un fono con una presa così tanto lunga. E infatti, cioè noi al nostro fono che abbiamo non c'è questa presa così lunga. No, vabbè, ma che cos'è questo coso nostro? Non lo so. Proviamo a mettere questo. Vai, Jenny. Vabbè, ovviamente Jenny proverà ad asciugare i capelli mossi. Vediamo che cosa ne uscirà fuori. Non lo so. Poi vi faremo vedere tutto. In caso, Jenny, faremo un video dove utilizziamo questa piastra. Che ne dici? Sì, però io oggi, siccome devo lavare i capelli, li faccio ricci. Vabbè, poi mi sembra logico, magari no? Scrivete nei commenti se vorreste vedere un video mentre utilizziamo la piastra. Ma come si chiude, scusa? Vabbè, poi lo proviamo, Jenny. Vabbè. Dobbiamo un po' capire come funziona, esatto. Come si utilizzano. È stato bello e fateci sapere se vi è piaciuto il nostro acquisto. Ci vediamo. Ciao. Ciao.